Barbera, secondo me, senza offesa, è un imbecille. Dirgli imbecille è un complimento, perché lui è dal primo giro che prova a buttar giù, ma non me, tutti, e mi veniva tutto abbastanza in scioltezza, quindi ho detto dai, ci provo, e ci ho provato, visto che allungavo, e dai, è stata bella, solo che a un certo punto non finiva più, guardavo sempre i giri che mancavano, a un certo punto era ancora 12, ho detto che palle qui, speriamo che finisca adesso. Ho dato tutto, quando l'ho visto arrivare lungo, ci ho goduto veramente, mi dispiace per lui, però per me sì, perché gli spagnoli prima mi facevano, non mi gradivano tanto alla tribuna, e quindi sono contento che ho vinto. Diabo è stata una gara difficilissima, avevano voglia di rifarci forse, mi hanno dato 3-4 sbordellati i primi giri, però insomma sono cose che capitano. I posti per vincere il mondiale vanno bene tutti, anche in culo ai lupi va bene uguale. Sono stati 2 anni difficili, quelli 2006-2007, che però diciamo che rendono questo trionfo ancora più bello secondo me. Mi hanno aiutato a crescere molto, secondo me, a maturare, a capire chi sono le persone che ti vogliono veramente bene e che devi avere sempre vicino, e quelle che invece quando vai bene sono lì e poi ti danno una pedata nel culo. Anche a te, ma cazzo mi passavi sempre. Sì. Dio, che botta. Non l'avevi ancora vista? No, non l'avevo vista ancora. Nell'intervista a caldo, Barbera ha detto che avevi aperto una gamba per... Sì, non credo... la sua sorella ha aperto.